Buongiorno a tutti, grazie di essere qui, grazie a Andrea Ventura che segue con noi le vicende europee e con lui faremo un po' il punto di questa giornata. E per interloquire con Andrea Ventura ci saranno Franco Russo, Franco Ferrari, Roberto Musacchio e Roberto Rosso. Che fanno parte della redazione di Transform, come sapete. Io do subito la parola a Roberto Musacchio per introdurre un po' il tema e fare un giro di domande e fare a te. Roberto. Sì. Ciao Andrea, grazie di essere con noi. Noi ci vediamo spesso perché Andrea, oltre ad essere economista, è un collaboratore di Left, lo ricordo, vista la collaborazione storica tra Left e Transform. Senti Andrea, io partirei subito dall'attualità, così ci diamo un ritmo buono che parte da ciò che sta accadendo. Questa sentenza della Corte Costituzionale tedesca intorno all'operato della Banca Centrale Europea. Chi la vede in un modo o in un altro, ho visto adesso che il quartiere dice state tranquilli, io quando mi dicono stai tranquillo per vecchio proverbio romano non mi fido troppo, ho visto il merito di questa sentenza, non mi piace proprio, mi pare una sentenza che in qualche modo riafferma quella che noi chiamiamo la gabbia dei trattati, cioè nel senso che questi trattati non si possono oltrepassare e il trattato dice che la banca deve muoversi sostanzialmente nel quadro di quella che è l'ideologia ortoliberista e monetarista, che poi significa lavorare solo per la stabilità della moneta e non certo per la produzione di un'economia progressiva e tanto meno solidale. Che ne dici Andrea di questo? Ma diciamo che la sensazione, a parte che è un pochino presto, perché adesso stiamo leggendo appunto comunicati, stampa, e il testo ancora, almeno io non sono riuscito a rintracciarlo. Da quello che ho capito è che praticamente c'è un problema, che forse è quello più grave, che la Corte Costituzionale tedesca ha deciso, che decide lei per quello che riguarda il funzionamento appunto della banca centrale, nel senso che è superiore come giurisdizione a quello della sentenza europea, che nel 2018 invece aveva detto che quello che stava facendo la banca centrale europea era conforme ai trattati. Quindi si profila un conflitto di competenze, diciamo, si profila uno scontro fra un paese che vuole comunque mantenere la sua sovranità statale e le sue strutture decisionali e il livello costituzionale europeo. Questo è il primo elemento che a mio avviso sembra profilarsi. Il secondo è che la sentenza non ha detto che quello che è stato fatto fino adesso è fuori dai trattati, però ha messo dei paletti molto precisi, nel senso che quello che si pensava, cioè che la Banca Centrale Europea potesse superare la capital key, cioè uscire da quei vincoli secondo i quali doveva comprare titoli pubblici in funzione di quello che erano l'apporto del capitale alla Banca Centrale stessa, qui mi sembra che invece la sentenza metta un alt, cioè dica che entro 3 mesi la Banca Centrale Europea dovrebbe rendere conto del fatto se le sue politiche sono conformi o no alle necessità e urgenza, come se si mettesse sopra le politiche della Banca Centrale Europea. E questo crea anche qui un elemento di conflitto che vedremo come potrà svilupparsi, nel senso che si profila addirittura la possibilità che la Bundesbank non segua gli ordini o le indicazioni della Banca Centrale Europea. Come voi sapete, in realtà non c'è una vera Banca Centrale Europea, c'è un sistema europeo delle banche centrali. Quindi la Banca Centrale Europea opera tramite le banche dei paesi nazionali che sono filiali della Banca Centrale Europea. Nel momento in cui questa sentenza dice che la Bundesbank potrebbe non agire in conformità a quello che sono le indicazioni della Banca Centrale Europea, ma dovrebbe rispettare la Costituzione tedesca, quello che dice il Parlamento, quello che dicono in Germania, qui c'è un altro elemento di frattura che andrà seguito per vedere come si sviluppa. Diciamo che in una situazione così drammatica il programma che è stato posto in essere, appunto il PEPP, riceve comunque uno stop. Ecco,
questo sicuramente. Quindi vedremo come, se questo stop potrà in qualche modo essere aggirato o se si profileranno ulteriori aggravamenti del conflitto. Questa è la prima sensazione che ho, insomma. Io ho visto anch'io abbastanza riportato dai giornali, ho una preoccupazione maggiore della tua. Mi pare che c'è una richiesta di entrata in campo delle istituzioni tedesche, perché dice la sentenza, nel momento in cui si va oltre i trattati c'è un fatto attivo in corso che quindi determina un obbligo di intervento. Quindi rispetto alla situazione chiederà naturalmente un intervento massiccio da parte della BCE per coprire tutto ciò che si è determinato in termini di crisi con la pandemia. Ne sono abbastanza preoccupato, insisterei a questo punto molto su questo tema, perché la rottura della gabbia di questi trattati sia assolutamente indispensabile. Però per passare a un altro argomento, in modo che anche Franco possa entrare, insomma, ho letto anche un po' di questioni di rapporto tra BCE e Fed in questo momento, diciamo dal punto di vista delle dinamiche grandi che sono in corso. Ne parlavamo anche con te l'altro giorno, il rapporto che c'è tra il dollaro e il costo del petrolio e quindi che tipo di atteggiamento si potrà determinare nella Fed americana nel momento in cui il crollo del petrolio paradossale per noi che abbiamo conosciuto lo shock petrolifero del 73, insomma. Diciamo può determinare conseguenze nella moneta anche americana. Magari su questo Franco, che è molto attento, c'è anche tutta la polemica tra Trump e la Cina, se vuoi anche tu introdurre cose che possono essere utili per Andrea poi per intervenire. Sì, ma io volevo tenere un po' il filo del ruolo della BCE e delle differenze che la BCE ha di competenze, di considerazione rispetto alle banche centrali di altri paesi. Questo lo sappiamo, ma i trattati mettono dei vincoli che in un qualche modo, mi pare, già con Draghi si sono cercati, hanno cercato di aggirare almeno in parte con delle interpretazioni, diciamo, molto forzate del discorso dell'inflazione, come la regola era. Bisogna che l'inflazione stia al 2%, regola che di per sé era anti-inflazionistica, è diventata uno strumento per combattere la deflazione, cioè per far salire l'inflazione. Però resta il fatto che ci sono delle grosse differenze. Ma il punto che volevo porre è questo. È oggettivo che sia per la crisi del 2007-2008, ma anche per quella attuale, le banche centrali immettono in sistema enormi quantità di denaro. Ecco, normalmente, storicamente, queste quantità di denaro di moneta si traducevano nel rischio di inflazione sicuramente e in parte per alcuni paesi anche di deficit della bilancia con l'estero, perché c'era un aumento dell'acquisto di beni e servizi a cui il sistema produttivo interno non era in grado di corrispondere. E la domanda che un po' pongo è questa. Sicuramente c'è un problema di cambiare i trattati e di rivedere il ruolo della BCE, ma fino a che punto, diciamo, è realmente ormai illimitata la possibilità delle banche centrali di, come dire, produrre denaro? Tra l'altro al momento ormai non è neanche più il problema di stamparlo, perché si fa tutto via computer, quindi non c'è neanche da far funzionare la zecca come un tempo. Ormai basta scrivere delle cifre sul computer e immediatamente il denaro viene prodotto. Ecco, però questo è un po' il mio interrogativo. Andrea, ci rispondi un po' su questo interrogativo? Sì, ho perso alcuni passaggi perché non sento benissimo. Dunque, anzitutto diciamo che quello che si è visto dopo il 2008 è che questa enorme quantità di moneta che è stata messa in circolazione dalle banche centrali non ha generato inflazione. Però questa è una cosa che i keynesiani, gli studiosi della moneta, già potevano prevedere, nel senso che la moneta che viene emessa genera inflazione se si traduce in maggiore spesa per i consumatori. Se è semplicemente un modo di coprire i buchi nelle banche o di fare speculazioni in borsa e i consumatori non arriva assolutamente niente perché sono sotto le politiche di austerità, è chiaro che si tratta solo di rendere più liquidi i titoli, quindi c'è una maggiore liquidità,
ma non una maggiore spesa, e quindi l'inflazione non c'è. L'inflazione, diciamo, è la conseguenza anche di uno scontro sociale, della richiesta dei lavoratori di avere maggiori salari, oppure può nascere, come è nata, in conseguenza dello scontro fra paesi industrializzati e paesi produttori di petrolio, perché è aumentato il prezzo del petrolio, cioè per fenomeni reali. Non è che se la banca centrale compra dei titoli e mette moneta, questa di per sé si traduce in inflazione. Per quello che riguarda i vincoli che adesso possono avere le banche centrali ad emettere moneta, è abbastanza diciamo, una questione che poi si vedrà sulla base di quello, di come si svilupperanno anche gli eventi. Però io la sensazione che ho è che, da un lato, sicuramente gli Stati Uniti hanno questo che si chiama potere di signoraggio, nel senso che tutto il commercio mondiale è commercio in dollari. Ad esempio, il petrolio è quotato in dollari, ma non è che il petrolio è quotato in dollari e gli Stati Uniti sono interessati al petrolio perché gli serve il petrolio a loro. È quotato in dollari, nella misura in cui è quotato in dollari, tutte le transazioni che avvengono sui mercati petroliferi, che è uno dei mercati più ricchi e più grandi del mondo, avvengono appunto in dollari. Gli Stati Uniti possono emettere dollari e quindi comprare delle merci anche se non le producono. Quindi hanno questo che si chiama potere di signoraggio. Cioè, per sintetizzare, se un paese come l'Italia deve comprare, soprattutto adesso che c'è l'euro, deve comprare delle merci, in cambio deve dare delle merci prodotte nel paese. Se il Giappone vuole comprare delle merci, deve dare in cambio alle merci che compra delle merci prodotte dai giapponesi. Invece gli Stati Uniti no, possono comprare delle merci dando in cambio dollari. Quindi semplicemente possono avere degli grandi disavanzi nella bilancia commerciale perché hanno il dollaro come moneta chiave. Il punto è che questo meccanismo, fino a che punto può funzionare? Può funzionare finché il resto del mondo è disposto ad assorbire dollari americani. Gli scricchioli in questo senso si vedono, non credo che il crollo del prezzo del petrolio indichi che crolla il potere degli Stati Uniti nella sua capacità di emettere dollari, ma se mettiamo insieme da un lato questo evento, che è un evento senza precedenti, addirittura il petrolio è sotto zero come prezzo, e dall'altro questa necessità degli Stati Uniti di emettere una quantità di dollari spaventosa pari all'intero debito pubblico italiano, quindi da un lato un momento in cui gli Stati Uniti vogliono emettere dollari, dall'altro in cui il prezzo del petrolio precipita, sono degli scricchioli che non sappiamo che conseguenze possono avere più avanti. Anche perché se noi osserviamo l'evoluzione del modello dominante degli Stati Uniti, quel modello che si è affermato a seguito della Seconda Guerra Mondiale, nell'insieme questo modello sta scricchiolando. Sta scricchiolando perché la centralità delle produzioni tradizionali è stata superata dalle nuove tecnologie dell'informazione. Il mercato del petrolio comunque si sta continuando a crescere, ma ci sono tutta una serie di preoccupazioni a livello globale, anche sul piano degli equilibri ambientali. E quindi c'è da chiedersi se questo modello in qualche modo non sia arrivato anche a un limite del suo sviluppo, se questa crisi sanitaria non possa corrispondere anche a una crisi di un capitalismo che sta lasciando spazio ad un capitalismo completamente diverso, che è quello del capitalismo della rete. Ormai sappiamo tutti che le cinque principali imprese quotate in borsa negli Stati Uniti sono Google, Facebook, Amazon, Apple e Microsoft, cioè sono cinque imprese della rete che hanno un modello di business completamente diverso da quello del passato, che va studiato perché è una trasformazione del capitalismo assolutamente radicale. Il modello di business di Amazon o di Google è completamente diverso dal modello di business del Fordismo, delle sette sorelle, del petrolio, eccetera. È un modello di business assolutamente diverso. E voi pensate che qualche anno fa addirittura Facebook aveva proposto una moneta virtuale, è stato immediatamente stoppato, però è significativo questi scricchioli che arrivano al punto che una società come Facebook si può permettere di avanzare l'idea di fare una moneta virtuale. Quindi ci sono tanti elementi che si compongono con questa crisi sanitaria, che sono questa trasformazione profondissima del capitalismo, che non è di oggi, e questo scontro fra Stati Uniti e Cina che si sta intensificando, perché questo nuovo modello di capitalismo che è basato sulla rete si scontra con il potere della Cina. Non a caso uno dei terreni
principali di scontro è la tecnologia 5G. Chi la gestirà? Da chi la compriamo? Dagli Stati Uniti o dalla Cina? E quindi ci sono tantissime tensioni e tantissimi elementi di cambiamento che questa crisi sanitaria sta accentuando. Siamo in un territorio sconosciuto, ci vorrebbe molta, molta intelligenza e molto, molto studio per capire, anche per prevedere quali potrebbero essere le evoluzioni che, a mio avviso, non sono molto rassicuranti. Se posso dire una cosa, scusa, velocissimo, proprio sulla questione Stati Uniti-Cina, perché Trump sta aprendo uno scontro che in parte ha delle motivazioni anche strettamente elettorali, di spostare le responsabilità per l'epidemia e così via, poi diciamo un tema che mette un po' in difficoltà i democratici, eccetera. Però in un primo momento era circolata, e alcuni repubblicani avevano avanzato questa ipotesi, che gli Stati Uniti, per punire la Cina, azzerassero quel circa trilione di miliardi di dollari che hanno di debito acquistato dai cinesi. Dopodiché hanno fatto un po' marcia indietro, perché si rendono conto che un'operazione del genere metterebbe in discussione proprio il ruolo, quello che tu dicevi, di signoraggio del dollaro, cioè di credibilità del dollaro come moneta di ultima istanza, su questo termine, anche se non so se è corretto. Però resta il fatto che bisogna vedere se lo scontro di Trump è uno scontro, come dire, di teatro, o è uno scontro reale che aprirà delle falle. Però credo che effettivamente, se ci saranno degli elementi di scontro reale, nuovi dati, e poi bisogna capire la Cina cosa fa di suo, sarà effettivamente un altro elemento di scomposizione dell'assetto mondiale che emergerà da questa vicenda. Sì. Andrea? Sì, indubbiamente, anche perché diciamo che a mio avviso la catena produttiva del valore viene rimessa in discussione sia per questa emergenza del coronavirus, sia per lo stesso avvento delle nuove tecnologie dell'informazione, cioè la convenienza, nella misura in cui sempre più operazioni nella fabbrica possono essere automatizzate, per cui ormai ci sono dei robot che lavorano insieme alle persone. Fino a qualche anno fa era abbastanza difficile, adesso i robot hanno dei sensori per cui riescono a riconoscere se accanto c'è una persona o no. Quindi l'automazione sta facendo passi da gigante in tutte le produzioni, anche quelle tradizionali. Questo significa che la convenienza ad avere produzioni nei paesi dove il salario è inferiore in qualche modo viene a diminuire, perché il salario conta di meno nella misura in cui il salario è sostituito, i lavoratori sono sostituiti dalle macchine. E quindi la tendenza a rivedere la catena produttiva del valore e rilocalizzare le produzioni all'interno dell'area tedesca, in Europa oppure all'interno degli Stati Uniti, è una tendenza reale che potrebbe sganciare l'economia americana, l'economia europea da quella cinese. Rimane il fatto di quello che dicevi te, cioè del fatto che la Cina è creditrice nei confronti degli Stati Uniti. A volte il creditore ha più potere del debitore, quindi c'è comunque un intreccio che non potrà essere facilmente sciolto fra Cina e Stati Uniti. E ripeto, poi appunto l'osservazione che facevi è molto pertinente, nel senso è da capire se Trump sta alzando il livello dello scontro con la Cina perché vuole vincere le elezioni, oppure se in effetti vuole andare allo scontro con una potenza che è quella che adesso sta cercando di contendere il potere globale agli Stati Uniti. Questo lo vedremo in seguito, diciamo. Su questo tema abbastanza generale, però significativo, volevo chiedere un po' a Roberto Rosso di introdursi anche lui, insomma, tenendo questo ritmo che stiamo avendo fino adesso, insomma. Non si sente. Non ti sentiamo. Devi accendere il microfono, forse. Avevo chiuso per turbare, scusate. No, alcune osservazioni. Sulla questione tecnologica, sentivo oggi che la Cina sta mettendo in piedi la cosiddetta blockchain di Stato. La blockchain è questa tecnologia che abbiamo conosciuto a partire dai Bitcoin, che è quella praticamente di avere un registro distribuito, quindi non controllato da nessuno,
e ovviamente è estremamente potente per una per la sicurezza e la distribuzione degli archivi e, come dire, la sua, dal punto di vista della gestione in generale dei mercati finanziari, poi noi sappiamo che anche i mercati delle materie prime sono sostanzialmente mercati finanziari, vedi il petrolio, future, eccetera, questo potrebbe essere un passo importante dove assieme al 5G e anche il discorso dell'intelligenza artificiale la Cina sta cercando di sopravanzare, nel senso che poi ha una mole talmente enorme oramai di laureati, ricercatori, ingegneri, eccetera, tra l'altro non solo lei ma anche l'India hanno superato abbondantemente gli Stati Uniti. La seconda cosa è quella del petrolio, questo prezzo del petrolio che anche quando si innalza quello texano che vale meno del Brent è comunque al di sotto, attorno gira i 20-25 quando sale, diciamo, mette in crisi quella che è stata tutta l'industria dello shale e del fracking che ha permesso agli Stati Uniti, usando appunto il fatto che spaccano le rocce e assorbono e prendono il petrolio che sta nelle sabbie, di ridiventare autonomi, nel senso che anzi erano ridiventati il maggior produttore di petrolio al mondo, più superiore. In realtà con questi livelli di prezzo del petrolio tutta quella fascia salta completamente e quindi questo è un elemento credo non da poco. La terza osservazione è quello che dicevi tu sul cambiamento del modo di produzione con robotica, intelligenza artificiale, sensoristica e quindi l'estrema versatilità dei processi che un tempo erano di automazione e oggi sono qualcosa di più. Però questo induce, e negli Stati Uniti è particolarmente evidente, una crescita straordinaria della diseguaglianza sociale perché taglia da una parte diciamo il lavoro operaio, diciamo il lavoro di manifattura, ma taglia anche poi tutto il lavoro impiegatizio, eccetera. Cioè è vero che si rigenerano come sempre nuove figure professionali, eccetera, ma da quello che ricordo io, è un po' che non ci metto il naso, nelle statistiche dei livelli salariali dell'occupazione si sono allargate le fasce insomma i salariati poveri sostanzialmente e questo crea un problema che non è un problema da poco, in particolare nei sistemi sociali più liberisti, eccetera, questo crea problemi giganteschi. Ecco, erano solo osservazioni per sottolineare gli elementi di instabilità profonda nei rapporti di forza, dove in tutto questo l'Europa, con questa tendenza tedesca a riaffermare in un modo o in un altro la propria supremazia, in realtà in questo modo sembra, se mi si passa una banalità, rievocare la vocazione al primato della Germania, che poi alla fine è una vocazione suicida dal punto di vista poi dei rapporti di forza globali. Ecco, da questo punto di vista, in questa situazione instabile, mi sembra, ecco, senza fare grandi analisi, che la situazione europea sia particolarmente precaria, ecco, sotto i colpi poi di questa crisi che non è nata finanziaria, ma è nata proprio crollo proprio primario. Gli Stati Uniti, tra l'altro, in questo momento hanno, da quello che leggevo, circa 30 milioni di disoccupati, oltre al fatto che appunto l'occupazione è spesso occupazione povera. Non so, probabilmente ci sarà un bel rimbalzo quando questa situazione in un modo o in un altro, però in questo momento siamo proprio messi. Mi pare che le cose sono tante e chiare, in modo che anche Andrea possa in qualche modo districarsi tra le tue tante domande e anche considerazioni importanti. Ho finito. Andrea, vai, che poi io ti riporto un attimo da noi, però. Ma io... sì, sono tutti elementi che veramente è difficile capire come possano comporsi e dove potrebbe scoppiare diciamo una crisi poi non più controllabile. E quindi sono tutte preoccupazioni legittime, insomma, sono perfettamente d'accordo con quello che è stato detto.
E penso che proprio per questo dobbiamo guardare con molta preoccupazione quello che sta succedendo in Europa, perché nella misura in cui questa crisi dovesse portare a uno scontro fra paesi o alla dissoluzione dell'euro, perché poi questa è la prospettiva, nella misura in cui la Banca Centrale Tedesca decide di non seguire più le indicazioni che dà la Banca Centrale Europea, stanno prefigurando anche, diciamo, diventa un evento possibile questo. E quindi lo vedo con molta preoccupazione questa situazione europea, anche perché noi siamo proprio nel cuore del problema, insomma, siamo al centro delle tensioni internazionali. Diciamo, volendo fare un discorso, come dire, non molto ottimistico, di tipo marxista, e se noi guardiamo i movimenti strutturali dell'economia, capiamo anche la difficoltà che ci sta adesso, in questo momento, a trovare degli assetti nuovi geopolitici. Cioè, noi pensiamo che quando c'è stata la crisi del 29, poi si è affermato il modello fordista in Europa, però si è affermato il modello fordista in Europa a seguito di una guerra devastante. È stato il modello che poi ci ha dato 40 anni di stabilità. Di stabilità perché quel modello era egemone, componeva un modello culturale che era le televisioni commerciali che affermavano dei valori, un modello economico per cui la gente riconosceva il proprio benessere dentro quel modello di economia e un modello che è il dominio internazionale degli Stati Uniti basato appunto sul dollaro, sul petrolio e su quello che è tutta l'economia che abbiamo conosciuto fino adesso. Ora sembra che il capitalismo proprio sul piano strutturale sta cambiando pelle. Questa è una cosa che a mio avviso già si vedeva da una decina d'anni e in questo momento è nettissima, per cui a me inquieta proprio questa composizione fra crisi economica e cambiamento del modello del capitalismo. Ricordiamoci che c'è un bellissimo libro che si chiama Il capitalismo della sorveglianza, cioè il capitalismo oggi ha anche la capacità di esercitare una sorveglianza estrema su tutti quanti i comportamenti delle persone, proprio su tutti quanti noi. Se noi pensiamo a questa crisi sanitaria, a questo punto tutte le nostre interrelazioni passano tramite la rete, però tramite la rete significa che sono intercettate, sono controllate, sono ascoltate, sono analizzate da algoritmi. Noi in futuro avremo delle case piene di algoritmi, piene di sensori che comunicano fra di loro e comunicano fuori quali sono i nostri comportamenti, le nostre scelte, forse anche i nostri stati d'animo. Quindi, nella misura in cui una crisi diventa una crisi sociale, una crisi economica, con una struttura che potenzialmente è così, può essere così oppressiva sui controlli delle singole persone, ecco, questa è una cosa che a me inquieta. Inquieta la possibilità del fatto che una situazione di crisi si possa comporre con una situazione di controllo a livello individuale che nella storia non c'è mai stata. E quindi, proprio perché stanno cambiando le strutture, queste strutture ci vorrà del tempo prima che trovino un assetto definitivo, un assetto comunque stabile delle relazioni fra classi sociali e anche fra paesi. Scusa Andrea, oggi è l'anniversario della nascita di Marx e siccome avevamo imparato più o meno che il compito dei filosofi non è solo quello di interpretare il mondo ma anche quello di cambiarlo, anzi soprattutto di cambiarlo, io proverei a fare un'ultima parte con te su questo, insomma. Diciamo, tu nella ricostruzione che hai fatto del periodo del dopoguerra, diciamo, hai omesso, tra virgolette, la presenza dell'Unione Sovietica, che con tutte le problematiche che noi ben conosciamo rappresentava un elemento di contrappeso rispetto agli altri che tu hai prima definito, insomma, l'Europa, l'egemonia americana, insomma. Ora, io penso che noi dovremmo cercare di dare qualche indicazione, prospettiva, qualche idea, possibilmente qualche piattaforma rispetto alla condizione odierna dell'Europa, che è quella che avrà bisogno di reddito, di lavoro e anche di reddito a prescindere dal lavoro. Tra l'altro, da questo punto di vista, appunto, la domanda che faceva prima Franco sulla produzione di inflazione nel momento in cui i soldi non vanno alle banche, non vanno direttamente alle persone come sarebbe necessario, è in campo. Ma io penso che proprio per questo oramai l'ideologia ordoliberista non regga, e siccome sono d'accordo con Roberto che, insomma, far coincidere le sorti dell'Europa con quelle della Germania in questo momento rappresenterebbe anche un punto drammatico di debolezza
per il futuro dell'Europa, e penso che dovremmo un po' ragionare su che cosa si può fare. Ecco, allora su questo ti chiedo qualche cosa. Cioè, io penso che il tema di una consegna di reddito direttamente ai cittadini sia importante. Ad esempio, ho visto che nella task force del governo c'è questa proposta di una riduzione dell'orario di lavoro in cui la parità di salario sia garantita attraverso un intervento dello Stato. Insomma, bisogna vedere concretamente che cosa significa. Mi ricordo un po' però la proposta di André Gorz del doppio assegno, di una parte pagata appunto dalla produzione e di una parte dallo Stato per quanto riguarda, diciamo, la riproduzione sociale. Il ruolo del pubblico nell'economia ce la poneva molto Paola Boff. Oggi siamo tutti al maschile perché Paola era impegnata a lavorare e fortunatamente una delle donne che questo mette al lavoro, mentre noi maschietti siamo qui, insomma, è riproponibile in che termini, a livello nazionale, a livello europeo, insomma, ecco, e quali possono essere i settori. Tra l'altro ho visto oggi la Founder è il paese, come al solito, perché in Italia non si vede, ma insomma il fondo recovery sarebbe pensato principalmente intorno alla green economy e anche al digitale. Ecco, diciamo, siamo tutti un po' pessimisti. In onore di Marx e anche di Gramsci, vediamo se ci diamo qualche indicazione, anche perché ho visto che Confindustria la sua piattaforma l'ha messa subito in campo e ha detto facciamo come vogliamo noi, e credo che noi invece che semplicemente appelli a favore o contro di un governo dovremmo mettere in campo una piattaforma. Aiutaci un po' a fare l'economista marxista. Mi sembra un compito, uno scherzetto non da poco. No, non volevo dimenticare il contributo dell'Unione Sovietica, perché chiaramente questo modello socialdemocratico che si è imposto era anche legato al fatto che bisognava offrire, diciamo, alle classi operaie dell'Occidente un qualche cosa che potesse, come dire, sembrare più appetibile di quello che era il modello sovietico. Quindi è stata decisiva la presenza dell'Unione Sovietica. Diciamo che vedendo le cose in una prospettiva storica, è come se i vari modelli che si sono presentati fra la rivoluzione russa, l'affermazione del fascismo e del nazismo e il New Deal, sono tre modi con cui, il primo in modo assolutamente devastante, diciamo, il fascismo e il nazismo, l'Unione Sovietica come alternativa al capitalismo e il capitalismo come capitalismo compromesso socialdemocratico, erano tre sistemi che cercavano di interpretare un problema fondamentale: come costruire una società di massa dove per la prima volta nella storia milioni di persone non potevano essere tenuti in agricoltura a zappare la terra, ma dovevano essere partecipi della società, della costruzione di questa società. Fra questi tre strade, diciamo, alla fine si è affermata e ha vinto quella del modello americano. Questa è la questione. E purtroppo è andata, purtroppo per certi versi è andata così, e oggi questo modello mostra, dimmi, hai fatto, adesso questo modello che si è affermato mostra di essere, a mio avviso, di essere abbastanza alle corde. Allora, quali sono i temi fondamentali su cui ricostruire una proposta di società nuova? Questo è quello su cui ci dobbiamo interrogare. Secondo me, anzitutto, c'è una questione assolutamente decisiva che riguarda quel discorso della sorveglianza, che sono i temi legati alla privacy. Io penso che questo sia una questione fondamentale. Quasi quasi mi verrebbe da dire che la sinistra dovrebbe essere in grado di contrattare gli algoritmi, cioè di riuscire a entrare nel merito con cui queste nuove piattaforme diffondono ad esempio le informazioni. Noi usiamo Facebook, Google, usiamo tutte queste piattaforme, ma in realtà dentro queste piattaforme c'è la possibilità di indirizzare, di condizionare e di alterare la percezione che ha l'opinione pubblica su com'è la realtà. Quindi la formazione del consenso non si basa più sulla televisione, sui giornali di massa come era nell'epoca passata, si basa su queste piattaforme che diffondono informazioni su larghissima scala e che la chiamano proprio realtà percepita. Sono in grado di far percepire alle persone una realtà a seconda di quello che è funzionale a queste tre o quattro piattaforme, che sono piattaforme capitaliste, diciamo. Sono delle società. Ecco, essere in grado di confrontarci su questo terreno. Il secondo terreno su cui dovremmo confrontarci è ovviamente quello della difesa degli interessi delle classi più povere, perché è stato affermato in precedenza. Chiaramente
quando c'è una trasformazione tecnologica di questa natura, c'è chi rimane dentro, chi è dentro e che quindi può avere dei vantaggi, e tantissima gente che rimane fuori da questo. Il fatto di rimanere fuori può anche essere compensato da forme di sussidio universale, di, come dire, di salario di base, di reddito di sussistenza, quello che volete. Però se non c'è la partecipazione al mondo del lavoro, finisce per crearsi comunque una frattura fra chi conta e chi non conta. E quindi bisogna essere in grado di entrare dentro i meccanismi per proporre non solo il sussidio per chi rimarrà fuori, ma una partecipazione complessiva di tutti quanti alla realtà, alla democrazia, alle scelte economiche e alle scelte politiche. E l'altro terreno, ovviamente a mio avviso decisivo, è quello della possibilità, se riusciamo a costruirla, di un'economia che sia rispettosa dell'ambiente, perché questo modello economico che abbiamo porta al disastro ambientale e probabilmente anche al disastro sanitario, perché noi non sappiamo come è venuto fuori questo virus, ma la spiegazione più plausibile è che possa essere legato anche lui alle alterazioni ambientali, ad esempio agli allevamenti intensivi, e quindi la questione della salute delle persone, va declinata in modo nuovo. La salute deve essere delle singole persone per il sistema sanitario, ma deve essere la salute del pianeta nel suo insieme, nei suoi equilibri biologici, nella biodiversità e negli equilibri ambientali. E poi questi temi possono, a mio avviso, ricollegarsi alla tradizione classica del movimento operaio che ha avuto in Europa il punto più avanzato, a Marx, a tutta la tradizione democratica, eccetera, cercando di far capire o di imporre una presenza di una sinistra che sia in grado di contrattare su tutti questi terreni, perché se no in questo momento le scelte le fanno loro, molto semplice, le fa, perché noi abbiamo... chi l'ha mai nominato Colau dentro la... Da dove viene Colau? Perché c'è Colau là dentro e non c'è una persona che si occupa della privacy, dei diritti o un ambientalista? Cioè, le fanno delle persone che non sono selezionate da anche un processo democratico. Per dire, adesso non voglio fare dietrologia, ma sappiamo tutti quanti che i canali ottici tramite cui i servizi segreti prendono le informazioni, passano ad esempio dal Medio Oriente, passano per la Sicilia e vanno negli Stati Uniti. E per controllare il flusso di informazioni è essenziale la collaborazione tra le società, come dire, telefoniche e i servizi segreti. E quindi poi abbiamo Colau, che sta a capo della task force, che viene da Vodafone. Ora, non voglio, come dire, fare la cosa più terribile di quello che è, però ci sono dei temi su cui è necessario che ci sia una visione, una prospettiva e anche una vigilanza da parte di tutte le forze della sinistra. E in questo io vedo l'unica possibilità che abbiamo è quella della costruzione di una sinistra europea, di ricostruire una prospettiva tra i vari partiti socialisti o alternativi o di sinistra radicale a livello europeo, perché a livello nazionale il singolo paese conta poco, figuriamoci quanto può contare poco una piccola forza a livello nazionale. Mentre se si riesce a creare una rete, diciamo, una rete europea, dove questi temi probabilmente, io immagino che siano sentiti da tutti, però si devono tradurre in azione politica. In azione politica per far sentire la presenza di una sinistra radicale alternativa che è in grado, anzitutto sul piano intellettuale e di ricerca, di confrontarsi su quelli che sono i temi principali, i nodi essenziali dello sviluppo di questa nuova epoca che si aprirà. Mi pare che su questo Roberto Morea ci può portare fino alla fine di questo confronto, perché è proprio casa sua. Sì, no, intanto grazie Andrea, grazie a tutti voi per l'approfondimento che è sempre necessario, sempre utile fare. Contiamo di avere ancora la vostra presenza per seguire e constatare con le nostre mani quello che è l'integrazione europea, come avverrà la risposta che adesso ci suggeriva anche Andrea Ventura, cioè come la sinistra in Europa risponderà e saprà organizzare una risposta adeguata. Intanto noi seguiremo comunque le vicende europee e continueremo a tenerci e tenervi informati su tutti i passaggi. Grazie ancora a tutti e alla prossima occasione.